Ciao ragazzi e bentornati su PSQ Watches, io sono Pasquale, come state spero tutto bene. Oggi facciamo un Q&A che vi ho chiesto su Instagram per chiudere un po' l'anno, un video un po' più discorsivo, magari anche un video un po' più lungo. Non so se sarà un video troppo editato, troppo montato, ma volevo ringraziarvi in qualche modo, voglio fare un contenuto un po' più easy, penso che le chiacchierate poi alla fine siano una cosa che possano piacere a tantissimi di voi, a me piace farle perché appunto uno sbatti in meno, diciamo, nella produzione, non devo registrare chissà quanti contenuti e quindi mi torna anche più rilassante e divertente, proprio per me. E voglio partire con la prima domanda, partendo dal basso, di Marco BRGH, ovvero: farai un video di una visita in una manifattura nel 2024? Allora Marco, spero di poter portare questa tipologia di contenuti nel 2024, dovrei avere i contatti per fare qualcosina di questo genere, ci stavo già lavorando in realtà gli anni scorsi, ma appunto causa Covid non sono riuscito a portare a casa questa tipologia di contenuti. Meglio così da un certo punto di vista perché ho sempre più esperienza nel settore, so quante cose mi servono e quante persone mi servono poi in realtà se voglio fare un contenuto molto figo, quindi ecco, diciamo che speriamo esca fuori un progetto di questo genere perché sarei molto felice di portarlo e di portarlo chiaramente con una qualità adeguata. Seconda domanda di Nico39Ioli, mi chiede: orologio dell'anno. Allora, molto complesso da rispondere perché al Watches and Wonders quest'anno ci sono state tante cose che mi sono piaciute e anche durante il corso dell'anno ci sono stati diversi orologi interessanti, secondo me. Allora, senza ombra di dubbio io credo che Cartier con i nuovi Tank Normal abbia un po' sbancato e abbia un po' vinto a mani basse, sicuramente il nuovo Daytona è un orologio dell'anno se vogliamo, perché aggiornare quello che è uno degli orologi migliori della storia dell'orologeria sportiva è sempre molto complesso e Rolex ha dato dimostrazione del fatto che ritoccandolo di poco è riuscito comunque a fare un ottimo lavoro su quell'orologio. Un altro orologio che a me è piaciuto tantissimo quest'anno e lo reputo forse l'orologio sportivo dell'anno è l'IWC Ingenieur. Ho fatto un video proprio qualche giorno fa, secondo me come cassa, come qualità, IWC ha fatto un prodotto veramente veramente eccellente. Se devo pensare un po' ai best buy, gli orologi più interessanti da questo punto di vista, chiaramente dobbiamo parlare di Tudor, che ha fatto sicuramente degli ottimi orologi. Tag Heuer con il Chrono, secondo me il nuovo Carrera Glass Box ha fatto un ottimo cronografo. Insomma, secondo me è stato un anno molto interessante. GG LeCoultre ha fatto delle bellissime versioni di Tribute in materiale prezioso, oppure il cronografo appunto sulla cassa del reverso. Insomma, secondo me è stato un anno molto interessante questo e mi sono perso sicuramente tantissimi orologi. Dirti il mio preferito è difficile, mi piacciono tutti allo stesso modo, anche perché tantissimi di questi non me li posso permettere e quindi sogno e basta, come poi tantissimi di noi. Giorgio Borghesi mi chiede: secondo te quanta attesa bisogna fare attualmente per un Oyster Perpetual 36? Allora, se il concessionario ti mette in lista, all'incirca, da quello che so, un anno e mezzo, due anni. Dipende poi da dove sei, il concessionario, che rapporto hai con questo concessionario, come si relaziona con te. Che io sappia, per un Oyster Perpetual 36 almeno 1, 2, 3 anni ci vogliono tutti, più 3 che 1, ecco, se devo darti una prospettiva reale di quello che so io. Martina Pier Mattei mi chiede: contentissimo tra l'altro che ci sia una ragazza che guarda i miei video e che mi segue su Instagram, e sapere che ci sono anche donne appassionate è sempre bellissimo. Cosa ne pensi degli Oris Rectangular? Hanno delle proporzioni migliori, secondo me, anche dei Tank. Allora, secondo me hai detto un po' un'eresia, cioè il Tank è il Tank, soprattutto se parliamo del Tank Louis Cartier. Se mi parli di altri Tank come l'Americane o il Chinoise o qualcos'altro, ti posso dire va bene, sono prospettive, sono gusti. Se parliamo del Tank inteso il Louis Cartier, è impossibile da battere in termini di proporzioni, almeno per me, se parliamo di orologi di forma. E l'Oris Rectangular, allora, a me piace, particolare per le colorazioni, secondo me hanno fatto un ottimo lavoro su quell'orologio. Credo che però non si addica tantissimo con lo stile a quello che è Oris, cioè vedo Oris più proiettata su altre tipologie di orologi, però ci sta che ci sia un catalogo, se ti stanno bene sul polso e ti piacciono, why not? Prossima domanda di Cosimo Pedani, che mi chiede: quale preferisci al momento tra The Just ed Explorer? Spoiler, tra le cose sto provando un 1601 del 1967 del mio carissimo amico Riccardo di Winding Shop. Sto capendo se questo orologio può entrare a far parte della mia collezione.
insomma, ci sto pensando perché mi piace tantissimo chiaramente anche il Digest. Al momento cosa preferisco tra il mio Digest 16233 e Explorer 124270? Ho fatto diversi video durante l'anno e allora devo dire che faccio fatica a dirti quale preferisco. Da un certo punto di vista ti dirò che io preferisco il Digest perché sono un ragazzo a cui piacciono gli orologi eleganti, un po' più fini, col materiale prezioso, quindi ti dico che quel Digest, acciaio e oro giallo, secondo me è una chicca ed è un orologio che mi dà tanta soddisfazione proprio da questo punto di vista, perché mi piace il materiale prezioso e mi piace che questo materiale prezioso sia su una cassa piccola. L'Explorer, d'altro canto, mi piace perché è probabilmente l'orologio più versatile che io abbia mai avuto nella mia collezione, l'orologio che si presta meglio a tutte le condizioni, a tutte le situazioni di vita, è veramente un orologio che potrebbe essere l'unico orologio da avere al polso per tutta la vita, perché è piccolo, è compatto, è robusto, è versatile, è davvero un orologio eccellente, quindi mi soddisfa da questa prospettiva, dal pensiero che ho quello. Metto quello e non penso a nient'altro, quindi ti dà quella soddisfazione, quella leggerezza di avere un solo orologio al polso e sei a posto. Il Digest, questa cosa, specie il 16233, non ti dà questa sensazione, questo sollievo, ma mi dà una grossissima gratificazione proprio per il materiale prezioso. Passiamo alla prossima domanda di Domenico Sirignano che mi chiede: quale modello di White Shadow consigli? Preferisco un rettangolare all'ellipse? Allora, non so se la domanda è rivolta a te stesso o verso di me. Io ti rispondo, quindi preferisco un rettangolare all'ellipse? No, preferisco l'ellipse, credo che sia la cassa più bella da avere di White Shadow e quella un po' più facile anche da capire e da indossare. Quindi io ti consiglio l'ellipse e ci sono tantissime altre forme in realtà molto interessanti. Su Winding Shop ne trovi praticamente tutte le forme di White Shadow, quindi se vuoi farti un po' di cultura e capire esattamente che cosa ha fatto Universal Genève, scrivi a Riccardo oppure guarda la pagina, che ci sono tantissimi modelli di questa referenza. Io se ti devo dare un consiglio, prendi l'Ellipse e non sbagli, soprattutto perché poi è in acciaio, è molto comodo, insomma, si presta bene anche, diciamo, alla vita di tutti i giorni. Arriviamo qui con Marco Bona che mi chiede: Cartier Tank, vintage o moderno? Difficile scegliere, difficile dare un giudizio vero e che segua realmente quello che può essere la scelta di un'altra persona. Va a gusti, devi capire tu quello che esattamente ti convince di più, quello che ti piace di più, quello che senti più tuo. Io personalmente ho avuto solo Tank Louis Cartier vintage e ho trovato la perfezione in quella che secondo me è l'essenza del Louis Cartier. Oro 18 carati, ultrapiatto con calibro Frédéric Piguet, insomma, forse la purezza, l'essenza dell'eleganza e del Tank. Chiaro che un ragazzo giovane mi dice cosa devo comprare io, onestamente ti dico prova il moderno, se ti piace il moderno hai sicuramente tutto quello che devi avere al polso e anzi a me piace tantissimo, specie nelle colorazioni verde e nella colorazione nera. Secondo me quelle due versioni in acciaio moderne di Master Cartier Tank sono in assoluto un'ottima chiave di lettura di quello che può essere un Tank nel moderno, anche perché la cassa del moderno è leggermente più grande di quella vintage come quella che ho io e quindi se il Master Cartier Vermeil vintage non fa proprio per te, non te lo senti proprio tuo perché è troppo piccolo, il moderno ti soddisfa da questo punto di vista. Insomma, dipende dalla tua prospettiva, è difficile scegliere per qualcun altro. A me il Tank, inteso come il Louis Cartier, piace in tutte le versioni, quindi onestamente scegli quello che più ti piace. Passiamo poi alla domanda che avete visto probabilmente nell'intro e non so se appunto sarà parte dell'intro o intro anche o solo parte del titolo di Amy Gug che mi chiede: Rolex Daytona o Zenith il Primero? Allora, per fare i pignoli, quando parliamo di Zenith il Primero va aggiunta una referenza perché così sembra che stiamo parlando solo del movimento. E allora, tra i due, comunque, a prescindere da questo aspetto puramente tecnico e quindi prendendo per esame un po' la famiglia Zenith, il primero, quindi considerando un po' tutte le referenze che hanno montato quella tipologia di movimento, io ti dico che preferisco il Daytona. Preferisco il Daytona perché, specie da quando appunto è iniziato a montare meccaniche automatiche di derivazione Zenith, secondo me ha dato un po' lo stacco a tutti gli altri cronografi sportivi perché hanno un orologio estremamente compatto, versatile, molto semplice nel complesso e anche magari se vogliamo dal punto di vista costruttivo è molto semplice rispetto magari a un Il Primero che può essere ad alta frequenza o con altre specifiche tecniche ancora più all'avanguardia, però la purezza e la semplicità del Daytona per me vince proprio in termini di vestibilità e di comodità sul polso e di robustezza che l'orologio proprio ti trasmette.
Un altro aspetto che mi fa preferire il Daytona, e questo non significa che sia necessariamente superiore a un El Primero, a uno Zenith El Primero, è chiaramente il nome che porta. Parliamo di Rolex, parliamo dell'azienda più importante nel mondo degli sportivi, e io credo che l'unico vero altro orologio che può competere in termini di forza, di blasone, di immagine al Daytona resta lo Speedmaster Moonwatch. Quello è veramente il suo unico rivale. Chiaramente, se parliamo di El Primero e parliamo della storia del cronografo, Zenith ha fatto scuola e tuttora porta tantissime innovazioni su questa famiglia. E avete visto anche dei miei video sull'El Primero Chronomaster Original. Per me quello è un orologio estremamente bello, con un bel richiamo al passato, e se qualcuno di voi cerca qualcosa in questo senso, sicuramente una versione come quella è sicuramente la scelta migliore, perché hai delle vibes, hai delle sensazioni che un Daytona non ti potrà mai dare. Però è chiaro che se tu mi prendi in esame un Daytona moderno, ceramica, e mi prendi l'El Primero Chronomaster Sport, è difficile scegliere l'El Primero, perché di fianco hai quello che è il capo di quella tipologia di prodotti, l'orologio da battere e l'orologio imbattuto finora, almeno dalle grandi masse, ma anche poi tra collezionisti. È difficile che un collezionista che ama il mondo sportivo non ama il Daytona, è un dato di fatto. Poi può amare anche l'El Primero, può amare Zenith per tutto quello che è la sua manifattura, ma è sempre uno scalino sotto, e io mi sento di seguire questa lunghezza d'onda, appunto proprio per una sensazione mia personale nei confronti di quando indosso quella tipologia di orologio. Non parlo di prestigio, non parlo di qualità dei movimenti, perché ripeto, Zenith fa scuola da questo punto di vista, ma quello che noi vediamo è che Rolex fa un orologio, un cronografo con un movimento estremamente affidabile, robusto, preciso, ed effettivamente questo deve fare un orologio di lusso, questo deve fare un orologio sportivo, essere preciso e affidabile in tutti i contesti, cosa che lo Zenith non sempre è riuscito a fare. Lollismo mi chiede: cosa ti aspetti da Tudor nel 2024? Bellissima domanda. Allora, sapete che Tudor è un marchio che io seguo tantissimo, a me piace tantissimo, vi ho portato tantissime volte. Allora, per me quest'anno ha l'opportunità un po' di chiudere il cerchio e di fare un po' quello che deve fare, secondo me, per avere un distacco in termini proprio collezionistici rispetto a tutta la concorrenza, ovvero fare un solo orologio, lanciare pochissima roba quest'anno, fare magari delle varianti colore su pochissimi prodotti, su qualcosina diciamo un po' più secondario rispetto ai classici sportivi dove effettivamente si è focalizzata negli ultimi anni. E io credo che quest'anno Tudor lancerà un Monte Carlo aggiornato. Abbiamo visto per l'Only Watch la versione full gold con un nuovo movimento di manifattura. Credo che Tudor appunto abbia ampliato la propria manifattura, abbia incrementato la produzione dei propri orologi proprio per poter presentare al pubblico questa tipologia di orologio che appunto non c'è più a catalogo. Quindi io credo che Tudor, se non vuole fare un passo falso, deve presentare un bel Monte Carlo e in un certo senso chiudere il cerchio intorno a quello che è il mondo del orologio sportivo ispirato al passato, che è un po' la fascia e la categoria di orologi che Tudor sta coprendo e che più di tutti riesce poi a coprire. Quindi penso che se va in quella direzione e fa pochi altri orologi, riesce a fare un ottimo 2024. Prossima domanda: HTD in futuro, opinioni sulla crescita del marchio. Allora, io sono molto amico dei ragazzi di HTD e questo canale è comunque molto trasparente, io non nascondo nulla e sono molto diretto con voi. Se mi seguite anche su Instagram l'avrete sicuramente visto nel corso degli anni, e io penso che HTD abbia un grandissimo potenziale, quindi in futuro potrà fare veramente bene, e mi auguro che possano fare veramente molto bene, perché sono state tra le primissime aziende che hanno creduto nel mio progetto, in quello che sto facendo, quindi sono molto legato ai ragazzi di HTD proprio da un punto di vista affettivo. Io credo che loro debbano un po' uscire da questa bolla del creare gli orologi in serie limitata, perché devono necessariamente sviluppare il loro progetto in larga scala, iniziare a vedere il loro marchio come un qualcosa di un po' più mainstream, che so che magari a loro questa cosa un po' dà fastidio, però effettivamente per diventare un marchio di successo devi diventare un marchio indossato da tutti. Quindi io mi auguro che loro capiscano questo passaggio, capiscano che avere tanti orologi al polso non significa essere degli orologi diciamo fashion o comunque non da appassionati, ma e soprattutto non perdono il loro valore in quanto marchio perché tanti indossano HTD, ma tutto il contrario,
più persone comprano HTD, più persone hanno al polso il tuo orologio, più effettivamente stai funzionando. E ci sono tanti esempi italiani che hanno fatto cambiare idea del proprio marchio utilizzando un po' questa strategia. Io credo che loro, con i loro numeri e con le loro potenzialità, possono fare un prodotto un po' più espanso nel pubblico degli appassionati e quindi avere ancora più seguito. Andiamo ancora qui un po' in tema consulenze. Alberto Zan mi chiede: per distinguersi dalla massa, consiglieresti come crono il cast di Nivada manuale? Assolutamente sì, se stai cercando un oggetto che richiami il passato di una maison come Nivada e vuoi qualcosa che appunto fuoriesca un po' dal classico crono che vedi al polso di tutti, quella può essere una scelta sicuramente molto interessante. The Minute Repeater mi chiede: orologi vintage in oro saranno la tendenza del 2024? Se per oro intendi oro giallo, secondo me assolutamente sì, ma comunque sì, in generale in oro assolutamente sì. Io credo che si stia ritornando a quella tipologia di oggetto da collezione, da proprio indossare, quindi orologi piccoli, compatti, in materiale prezioso, e quindi ti dico sì, secondo me andremo verso quella direzione. Concludo con questa domanda personale, ovvero Cosimo Pedani mi chiede: prossimo acquisto coronato? Allora, come vi dicevo, sto provando questo 1601 in questi giorni e concluderò le vacanze probabilmente con questo orologio al polso prima di capire se effettivamente fa per me oppure no. Prossimo acquisto, però, nella realtà dei fatti, quello che io sto puntando in realtà da tantissimo tempo e che vorrei prendermi onestamente, o meglio, sono più di due o tre Rolex che mi piacciono tanto. Però se devo scegliere proprio di cuore, di gusto e quello che realmente sento mio, credo che andrò su un day date, non so quando, spero il prima possibile. Venderò sicuramente gli altri Rolex che ho in collezione, non tutti, ma qualcuno sicuramente lo dovrò vendere per poter poi valutare quell'acquisto. Incrocio le dita, spero che il 2024 possa andare molto bene, perché appunto mi piacerebbe regalarmi un 18238, un 18239, sarebbe altrettanto molto interessante e valido. Insomma, questo è quello che un po' vorrei regalarmi. Non lo so esattamente che cosa succederà nel 2024, ci sono anche progetti extra orologi molto più importanti che sto valutando, e quindi sicuramente devo fare anche i conti con quella che è la vita di tutti i giorni, come tutti voi. Spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi, un video così, chiacchierata, sapete, mi piace parlare con voi, raccontarvi un po' il mio punto di vista, e vi ringrazio ancora una volta per questo fantastico 2023. È stato un anno molto intenso, ricco di contenuti, ricco di esperienze che mi hanno fatto crescere, che mi hanno dato tanto, e soprattutto ci tengo a ringraziare voi, perché senza di voi tutto questo qui che io faccio non sarebbe possibile. Quindi sembra una frase scontata, una frase banale, ma è vero. Grazie davvero a tutti quanti per questo fantastico 2023. Ci vediamo con i prossimi video, probabilmente già dalla prossima settimana, e iniziamo a bomba il 2024, perché ho tanti progetti, tante idee. A presto, un abbraccio.